rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Grazie, grazie prima di tutto di essere qui. Questa è una vera e propria rivoluzione. Diventare vegani è un atto rivoluzionario di amore universale che crea davvero, ma davvero, un mondo diverso, un mondo migliore. E diventare vegani, la scelta vegana è una cura verso noi stessi, verso tutta l'umanità, verso il pianeta e verso queste creature sensibilissime, meravigliose e martoriate, seviziate, che sono gli animali. L'uomo è in un percorso evolutivo. Qualche secolo fa abbiamo scoperto che il mondo non era al centro dell'universo. Ora, anche per salvare noi stessi, dobbiamo capire che l'uomo non è il centro del mondo. La scelta vegana ci ricorda questo e ci insegna il rispetto per tutti gli esseri viventi. La scelta vegana aiuta la nostra salute perché sappiamo che le maggiori malattie del nostro tempo derivano dall'alimentazione. Il professor Umberto Veronesi non fa che ripeterci che la carne è cancerogena, latticini e derivati sono tossine, tutti questi elementi, perché non sono alimenti, sono per di più intrisi della chimica, del dolore e del terrore, delle creature che sono state sacrificate inutilmente per questa cosa. Per di più la scelta vegana può appunto contribuire ad un'alimentazione adeguata per tutta la popolazione mondiale. Come diceva prima Walter, produrre carne ha dei costi di energie, di risorse, di acqua incredibili che il pianeta non può sostenere per una popolazione mondiale che va crescendo. E in ultima cosa, che per me però è la prima e di cui ormai ci dobbiamo rendere conto, è che non possiamo trucidare, torturare miliardi e miliardi di animali. Il loro dolore soffoca questo pianeta. Dobbiamo capire che sono esseri viventi, creature che hanno lo stesso nostro diritto di stare a questo mondo. Sono creature sensibilissime. Non laviamoci la coscienza pensando gli animali non sentono niente. Gli animali sentono mille volte più di noi. Ogni dolore è 100.000 volte più forte del nostro. Forse lo possiamo solo paragonare a come sentivamo quando eravamo piccoli, quando il dolore che ci arrivava, perché la violenza è verso tutte le creature che non si possono difendere. Quando siamo bambini il dolore che ci arriva è interminabile, è incomprensibile, è immenso. Questo sentono miliardi di animali. A noi adesso tocca fare questo passo evolutivo nella storia dell'uomo. Dobbiamo diventare vegani per noi stessi, per l'umanità, per il pianeta e per tutti gli animali di questo mondo. Perché diventando vegani si crea davvero un mondo migliore. E se diventiamo vegani, diventiamo anche più belli, più buoni e più sani. Eccola, un grande applauso a Loredana. Vai, vai, ci sta.
sinistra, a sinistra! Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire come voglio muovere. Secondo le Euriste ci sono 6 milioni, noi ci auguriamo di dire tra 1, 2 o 3 anni che i vegetariani sono diventati 10 milioni. Paul McCartney, Linda McCartney, noi siamo qua come animalisti italiani per ricordare che Leonardo da Vinci, Einstein, Martin Luther King, il Mahatma Gandhi, Malcolm X erano vegetariani perché hanno scelto di difendere la vita, hanno scelto di difendere gli animali. È una scelta di una donna bellissima come Loredana, che sarà di nuovo in autunno in televisione con un caso di coscienza 5, ma ci sono anche i nostri amici e le nostre amiche in costume. La scelta del verde è una scelta chiara, go veg, go vegetarian, go vegan, perché vegan is beauty. Si può essere vegani e contribuire a salvare la vita a centinaia di milioni di persone, a centinaia di milioni di animali. Vegan Beauty è una campagna nazionale, ci auguriamo anche internazionale, che vuole contribuire a salvare la vita a centinaia di milioni di animali, ma anche a centinaia di milioni di bambini, di persone che muoiono di fame, perché c'è chi consuma ancora carne, quindi spreca acqua, terreno. Come animalisti italiani Onlus ci auguriamo che i vegetariani e i vegani divengano decine di milioni in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Da qui la nostra grande campagna con Loredana Cannata. Bene, cari amici, RT Radio Montefeltro TV, oggi siamo in una cena tra amici, abbiamo un ottimo salame. Buono, è buono. Da dove arriva questo salame? Questo qua è salame marchigiano. Ma sta fa? Cosa state facendo? Scusate. Via, questa cena. Cioè, mi fa veramente schifo, guarda. Via. Ma scusate, dai. No, ragazzi. Allora, avete trafurato delle robe molto più buone. Dai, devi parlare alla telecamera. Amici, scusate. Cari ascoltatori, c'è qualcosa che non quadra stasera. Sì, c'è qualcosa che non va. Questa robe qui non vanno bene da mangiare. Non dove arrivate? Già, c'eravamo. Allora, vogliamo fare una proposta. La proposta è: proviamo ad assaggiare qualcosa che non sia fatto con la carne. Ok. Che non sia vivo. Bene. Ok. Quindi siamo già noi. Cruelty free. Senza crudeltà. Che non sia stato vivo. Beh, allora, cari amici, in realtà era una piccola provocazione, questa serata, questa cena tra amici, è fatta per creare una piccola sfida. La maggioranza siamo carnivori e invece abbiamo due persone, due ragazze che sono proprio vegane, e questa sera ci dimostreranno che si può mangiare anche vegano e non, diciamo, nella solita maniera come pensiamo noi, il solito panino, insalatina e niente di che. Vediamo, in piena serenità giudicheremo quello che c'è, già ridono. C'è qualcuno che ha bevuto il vino, quello anche il vegano lo può fare, per pazienza, non... Un vino rosso, cominciamo da quello che si può fare, noi siamo un po' imbarazzati, non dalla telecamera, ma proprio dal fatto che comunque stavamo mangiando il salame, ce l'hanno già tolto dalla bocca, iniziamo molto male, giusto? Mi sono rimasto con la farina in bocca, cioè sento ancora il sapore del salame. Perfetto, vino, però possiamo anche metterlo a tavola adesso, ecco qua. Vogliamo leggere su no. Grazie, andiamo direttamente. E vai, è il budiglione. E via. Ma il mio bicchiere, mi hanno fregato anche il bicchiere. No, che c'è un bello. Dov'è il mio bicchiere? Daniel, a te. Grazie. Hai creato questa cena. No, aspetta, il primo piatto. Vedere. Questo facciamo vedere. Certo. Allora, cari amici. Allora, questo per noi è un ragù. Invece cos'è? Invece è ragù di tofu. Quindi è un ragù, lo possiamo chiamare ragù? Lo possiamo chiamare ragù, ma sicuramente a molte persone non andrà bene. Allora, troviamo una parola più italiana. Possiamo un bel sugo di... tofu.
tofu, che non so cos'è. Senza vittime. Non è un tofu. È una roba tipo una sorta di capanna indiana. Il tofu non è nient'altro che il formaggio che proviene dal latte di soia. Ah, perfetto. Quindi senza sfruttamento animale. Senza sfruttamento animale. L'odore. Grazie. È buono. Ma è buono. Cina. Il vino. Sì. Ce l'abbiamo, questo è quello normale. Alla vegana. Vegana. Alla salute. È uva, genuino. Cicino. E vediamo. Ci voleva. Si gira come un ragù normale, il formaggio non si può mettere e non si neanche la forchetta, no, questa sera non me lo battare niente, la forchetta si può usare, cosa non è gente poi è strana, non siamo marziani, non siamo marziani, vuoi questa? No, no, non è la forchetta del bar. Aspettiamo tutti. Sì, dai, aspettiamo. Sbarbi, questo sei fa dura. Già. Fa un'acquilina in bocca. Senti un po', senti un po'. Comunque l'odore è buono, L'odore è buono. Sì. Non solo l'odore, dovete assaggiarlo. Sentite. Poi questa fame. Fame. Adesso ci guardiamo anche un po' in faccia, ragazzi. Allora, eccole qua. Le nostre ragazze tutte all'opera, questi cari amici sono gli studi di RT Radio, eccoli qua, integrali, procediamo, integrali, abbiamo anche il maestro di musica ma non ha voluto suonarci un brano, che Davide? Piano, alla fine piano. Sì. Scusa. Jeff. No, è il sassofono, piccato. Non lo sono assato. Ma io l'ho fatto 8 anni. Scuola allenamento, forse è buono, ma suona in gruppo? No, sì, avevo diversi gruppi. Buono, vero? Sestetto jazz, quello bonito, quello di... Adesso quello la spesa di fresco. Buono. Aspetta, che cosa ho fatto? Forse l'abbiamo bevuto per un po' di volte. Sì, è fresco, giusto. Buonissimo. Beh, un massaggio lo facciamo. Beh, che manca un po' di sale, quello fa parte del mio karma, dove vado manca sempre un po' di sale. Il sale per fortuna è una spezia che se ce l'hanno qua sotto si può aggiungere. Esatto. Non lo speravo. Va bene. E anche questa è un'abitudine, perché alla fine fa male. C'è anche il sapore, quello che dà veramente il sapore sono le spezie. Cioè il sale ti dà quel... Allora ragazzi, primo indizio così da noi inesperti nel settore. Sembra un ragù. Una sorta di ragù qualsiasi. Con carne magari di coniglio. Però dovete pensare al fatto che non è che vado pazzo per il ragù, quindi c'è tutte queste estensioni, non le so, però. No, però dai, perché più leggero. Sembra un ragù normalissimo, in effetti. Potrebbero tranquillamente far metterlo nei ristoranti. Sì, sì. Spacciarlo per un ragù vero. La gente non si accorge, guarda. Ma adesso per esempio se voi andate a mangiare in un qualsiasi ristorante, da noi, un primo, cioè vegano, sono in grado di farlo? Pomodoro. Gnocchi al pomodoro? No. Ma se vuoi un'altra cosa, perché il problema, cioè, lo avete adesso, lo tutte le parti. Adesso i ristoranti comunque ce ne sono molti. Sì, ma da noi... Allora per Pasqua allora hanno chiesto un piatto vegano e gli hanno fatto un gnocco con una passata proprio fatta così all'ultimo momento. Era un mese che lo sapevano. Da noi non lo hanno troppo. Come idea.
si fa fatica. In città sì. Io mi ricordo anche quando eravamo in pub, cioè fare il panino vegetaliano era un problema. Vabbè, cioè, attenzione, problemi. Pomodoro, mozzarella, ma se io fossi vegetariano con un po'. Invece alla fine perché magari uno non ci pensa, ma le cose da bere sul panino ci sono. Tu vai in Sicilia, non hanno a Milano c'è la cultura del panino un po' come la pizza, no? Proprio da paninoteca, con un casino di. E qui non proprio. In Sicilia c'è un'altra cultura del panino. Il panino per esempio con la parmigiana. Perché abbiamo già la cultura integrale. Alla fine è tutta una questione di cultura. Anche di abitudine. Guarda, non è tanto la. Sì, è prettamente legato, sai. Sono molte fibre. Anche perché molti dicono, ma se solo l'insalata, alla fine anche te puoi solo la fettina. Cioè, capito? Sì. Sì, quella sta nella persona, non è che va a variare la sua alimentazione. Anzi, ti dirò che magari con le verdure varie il problema più grosso è che ovviamente se vuoi mangiare bene devi cucinare. Cucinare quei tempi che corrono, c'è gente che è il massimo da sì, comprare la scatoletta della ruggia fatta perché quello sì, quello. Sicuramente ho bisogno di mangiare molte fibre. Quello che mi stava spiegando lui, però poi magari più avanti ve lo spiegate, perché non mangiare, cioè prodotti sì vivi, animali, ma che non li ammazzi, le uova, il latte, e i formaggi, perché eccetera. Tu non è che devi pensare, ma come ti fa vedere le galline nella pubblicità tutte belle e felici, alla fine anche un allevamento per le uova dipende che tipo di allevamento, cioè, quindi uova terra o però, uova, quindi non c'è un discorso in questo caso morale, è sfruttamento, è un discorso sfruttamento, no c'è un discorso morale assolutamente sì. Il problema è che adesso sono più gli allevamenti intensivi, cioè i piccoli coltivatori, i contadini non ci sono più. È che non trovi più il. Non li fanno guadagnare. È vero. Perché ci sono le quote latte, te non puoi fare più un tot di latte o. Quindi c'è. Non c'è il profitto, allora cosa fai? Vai a prendere un prodotto che ti viene dall'estero, che ti costa la metà e che però non sai come lo produci. No? Magari anche la gallina può essere stressata, non solo la mucca. Quindi, sicuramente cioè, i cibi, tutti i chimici che quindi ti danno, non avete, delle gabbie di non lo mangiate, però non avete a priori un problema perché comunque è un prodotto vivo, il latte, sto parlando del latte. Cioè se fosse, no, la domanda è questa, se fosse cioè una fattoria, doc, eccetera. Il loro formaggio, quindi vedi gli animali che sono liberi, mangiano sani, fanno una bella vita, cioè tu lo mangeresti il loro formaggio? A parte che molti formaggi sono fatti anche con l'enzima dello stomaco degli animali alla fine. No, una cosa che tu vedi e cioè, una cosa super naturale, se tu hai una fattoria con gli animali c'è anche un problema di salute, cioè non è solo una questione di morale, non è solo morale, c'è più fattori, è anche una questione di salute. E questo molta gente non lo sa, però esistono degli studi, cioè hanno fatto proprio degli studi molto importanti che provano scientificamente quanto la carne e si parla anche di pesce, parliamo anche di pesce perché molta gente pensa solo carne, no, animali di terra, e quanto il latte e i derivati, quindi animali, compreso le uova, facciano male al nostro organismo. Quindi è anche una questione di salute, non solo lavorare. Chi fa la parte del cattivo? Non la faccio io. Se io fossi esperto, ovviamente potrei dire qui dentro ci può essere un pesticidi al. È chiaro. Quindi anche tu stai mangiando in qualche maniera prodotti animali e comunque malsani, li mangi in tutti i prodotti, li bevi in questo vino. Cioè, sì, questo qui è un discorso molto più grande, però vogliamo dire anche una cosa, che noi in realtà cerchiamo sempre di comprare biologico, anche se non è una garanzia al 100%, però noi ci crediamo, ecco, no? Sì, poi alla fine è un cambiamento quindi, personale, comunque. Diciamo così, cioè, pur coscienti che comunque cioè, non riesci al 100%, e poi, cioè, si cerca almeno di difendersi, insomma, dai, cercare di trovare una mezza soluzione. Sì. Come dicevamo prima, non c'è il giusto e sbagliato, ci sono più fattori che te puoi scegliere come persona, o perché ti sta a cuore un animale, o perché sai che le proteine animali ti fanno male, o per l'inquinamento, ci sono più fattori. Tipo io lo faccio più per so che le proteine animali mi possono far male, allora mi limito su questo. Però se so che il mio zio c'ha i conigli e li ammazza, me lo mangio un coniglio, cioè so che viene da lì.
diciamo che magari te, voi due siete più sulla strada tra carnivori e vegetariani, sono nel mezzo. No. Secondo me se la maggior parte delle persone riuscisse a comprendere, no, la gravità della situazione anche a livello ambientale, non solo per una questione morale verso gli animali, proprio per una questione ambientale, perché alla fine la terra è il paese dove viviamo, quindi dobbiamo tutelarla in un certo senso. Beh, però se io penso, se tu tentassimo a fare un giro al mattatoio, comunque sì, è un'idea ci viene in testa. Perché noi siamo talmente abituati a vedere la gallina felice, la mucca felice, che non ci poniamo nemmeno il problema. La vogliamo vedere così. Anche bello. Cioè, non vogliamo pensare anche quando vedi l'animale, quando comincia a urlare perché sente la morte lì a portata di mano. Gli occhi, pensiamo invece alla bella bistecca sana, la vogliamo pensare così, la vacca svizzera che pascola. No, e noi pensiamo che differenza c'è tra la Bavi e la vacca svizzera che pascola? Cioè, capito? Il sentimento è quello. Certo. Sì, dovremmo considerare gli animali tutti allo stesso livello. Bavi si sta. E io la Bavi non la mangerei mai. La Bavi? Il mio cane. Però i cinesi li mangiano, magari non mangiano mai, se guardiamo poi alla fine ci scandalizziamo noi, ma è soltanto una scelta di razze. Sì, perché gli indiani non mangiano la mucca e i cinesi mangiano i maiali. La zia di mia moglie a San Sisto nel periodo della guerra gli hanno fatto mangiare un gatto. E praticamente ha detto che il gusto era tipo coniglio, un po' selvaggio, però tipo coniglio. Ma se guardiamo tutta la selvaggina in generale, ce l'ha questo gusto un po'. Poi vengo da un paese che proprio c'era l'usanza di mangiare i gatti, quindi... Comunque, ragù di tofu, niente da invidiare alla casa. Allora, cosa dite del ragù di tofu? Prendiamo loro, da neutrali. Buonissimo. Allora, parte sale, a parte il sale, non c'è crudeltà, non c'è niente. A parte sale buono, molto molto buono. Beh, sale è anche molto leggero, un po' di sale. È spaghetto un po' duro. L'integrale così rimane sempre un po' più Voi nelle vostre case nella tua mi sembra di capire che sono abbastanza quadrati, invece nella sua sono come noi carnivori al 100%, quindi però dai, sei costretto a cucinare per i fatti tuoi. È molto leggero. Sì. E ti consigliano l'esiliata? Cioè, qual è l'abituale? No, ci sono abituati ormai. Io faccio il beso. Alla fine una scelta. Mia madre è quello che assaggia più di tutti, quello sì. Mamma proprio niente. Quindi poi abbiamo anche affrontato un altro discorso prima. Quello del latte materno, cioè il bambino, cioè la domanda che ho fatto prima, cari amici, era proprio questa a lei, e ho capito, ma quindi se non bevete il latte, come fai a lattare il tuo bambino? E qui il discorso. Abbiamo anche un esempio in famiglia. Ah sì, cioè alla fine dobbiamo pensare che il latte della propria specie è nutriente, è normale che un bambino appena nato ha bisogno di nutrirsi del latte della propria madre, ma non del latte di una vacca, di un asino, di una capra, è un latte che il nostro corpo non riconosce. E poi anche in casa noi abbiamo una cugina che praticamente non aveva il latte e ha dato al figlio il latte di soia e il bambino sta benissimo. Certo, qui se si sente un esperto, un pediatra, eccetera, sicuramente uno dall'altra parte volerebbero gli insulti. Beh, ci sono anche dei pediatri invece che sostengono comunque diversamente. Beh, una volta, 20 anni fa, dicevano che era bene bere un bicchiere e mezzo di latte, e invece adesso si sono smentiti, massimo mezzo bicchiere al giorno. Se sono gli studi avanzano, no, un bicchiere di vino fa bene, quattro ti mandano al patibolo. Però è anche vero che c'è l'esperto che ti dice ma lasciate perdere, cioè è chiaro che dovrebbe essere controllato quello che mangiamo, eccetera, però una bistecca ci vuole, la bistecca fa buon sale, ma quello viene detto anche in parole professionali. Chiunque può smentire chiunque da questo punto di vista, alla fine, anche se non è difficile pensare, ovviamente, il discorso che dicevate voi, che tutto ormai arriva dall'allevamento, che razza di mangiarli danno oltretutto a questi animali. Sì.
Però dai, qui la sufficienza gliela diamo. Molto, molto. Anzi, qualcuno ha anche detto che è buono, qui tutto sommato. Ragazzi, vi posso garantire un ragù. No. L'unico problema non era un problema di cucina, che mancava un po' di sale. se mi alzavo e mettevo il sale, qui era un ragù proprio. Io francamente non me ne sarei, se proprio di, siccome io non mi piace proprio il ragù, non è che non mi piace, non ho l'abitudine, non impazzisco, preferisco il sugo normale. A livello, domanda un po' così, a livello di tempi di preparazione, a livello di costi, giusto così una domanda di, allora, di fattibilità domestica. Ecco. Abbiamo messo 200 grammi di tofu che costano 2 euro. 2 euro qualcosa. E va messo direttamente col pomodoro oppure... Come? Abbiamo, cioè, abbiamo tritato 3 carote e 2 cipolle. Quindi un soffritto. Un soffritto, okay. Però con più acqua che olio. Ok. Dove abbiamo messo giù il pomodoro, abbiamo fatto bollire, il tofu, abbiamo fatto bollire, le spezie è a posto. Ah. Ci vuole anche di meno rispetto al ragù, perché il ragù comunque è buono, deve bollire anche 2 ore. Sì. Ah, invece questo dai, in un'oretta riesci a cucinare. Sì, alla fine il tempo che perdi. E come costi comunque sono minori, perché la carne non so adesso quanto costa, perché noi... Ah, 200 grammi di carne costa più di 2 euro. E sicuramente ci sarà un po' di lucro, perché sono prodotti magari che vendono meno, quindi sì, potrebbe costare molto meno. Lo spaghetto integrale magari costa di più di uno spaghetto normale. Quello però sì. Comunque se abbiamo mangiato in 10 persone, quanto abbiamo speso? Metti 2, 4. Molto meno di 10 euro. Lui è del movimento. Guardate, anzi, già che siamo qua, cari amici, so che siete in tanti del movimento a seguirci, ecco, vi do la soddisfazione che anche nel nostro studio. Come diceva Dazio, ma in 10. Io direi che qua a naso ce ne sono diversi del movimento, eh? Non sarà un caso, ma non lo so. Non è un caso. E dai, sì. C'è qualche pidino? No. C'è qualche pidino? No. Così lo torturiamo. Assolutamente. Allora siamo un po'. Vabbè. Non possiamo torturare nessuno. Ci abbiamo anche Leonardo, laggiù, cari amici. Due milanisti, eccolo, qua ci sono. Forza, ecco, ci abbiamo. Vogliamo dire qualcosa su Leonardo, dato che Intanto aspetta che lo facciamo vedere. Sì. Leonardo era vegano. Leonardo era vegano. Questa è una novità. Hai visto che tiene in casa? Anche Einstein. Poverino. Ed era intelligente. Berlusconi che manda avanti la baracca del Milan. Ragazzi, ecco. Lì c'è i soldi. Ecco. Berlusconi. Cambiamo discorso. Togli la mano. Lo sta facendo assolutamente apposta, perché tanto e l'ho costretto a votare il Movimento 5 Stelle, state tranquilli, anche se lui comunque è un milanista, purtroppo per lui, ma e vabbè. Ce n'è ancora? Ma adesso abbiamo il secondo, abbiamo un altro. Vabbè, il bis, mentre arriva il bis, adesso qui arriva un bel tappino, mangio poco, no, non mangio più niente. Allora, adesso arriva il secondo primo, che invece è un piatto siciliano. È in pratica un piatto con il pomodoro a fresco, e lo facciamo vedere. Ah, il secondo primo? Come si chiama? Allora, aspetta. Non ce l'ha. Roberto. Vuoi sapere il vero nome di questa pasta? Però? Dai. Sardicina a carrettera. Carrettera. Se la scrivere, cago un barone in goppio di ricordare Napoli. Comunque è un piatto molto usato in Sicilia, ma non solo. Specialmente d'estate. Chi è che mi presta un piatto un secondo? Scusa, che te lo ridò. Adesso mi mancherebbe un pochino più di pomodoro. Buona, però ecco il pomodoro è assolutamente. Una bella oliva si sta. Sì, ma dai, è anche un po' di cioccolini. I capperi ci mettono. Ma cos'è la cioccolata? No, ci mette l'aglio temprato. Lo fresco, cioè, così, pomodoro. Ma questo è stato il piatto. Mi dispiace. Poi parlare con te. No, anche due, così meglio pure. Due, non potevi dirlo. No, se non lo vuoi, un sostituto. Ma anzi. Li voglio. Quante ne vuoi? Ah, ne voglio. Troppo. Ci vorrà più di un subito, guarda.
ci vuole la tua olive. Beh, anche questo è vegano. È veloce e poi c'è la tua. Beh, ma quindi voglio dire, quasi vegano. Fresco, il trucco c'è. Fresco. Ma sono molti piatti vegani. Questo c'è qui, qui nel nostro. Anche il pomodoro di Natale. Sì, nel loro no. Guarda, il pomodoro di Natale. Ti vogliamo al carne. Ce l'hai qualche piatto? Sì, quell'aglio. L'aglio è mischi due. Poi lo vediamo al carne. Poi ho visto. Basta. Butti su, butti il preparato lì. Guarda, questo piatto qua, una volta mi ricordo un milanese, non aveva mai assaggiato in vita sua. Signore, pomodori freschi, aglio. Qua ci sono i vegani, e pecorino romano o qualcosa del genere. Ma puoi anche non mettere. Basilico. Un po' di basilico, tutto assolutamente a freddo. A freddo, poi. Così. Se invece avete la fortuna di avere la ricotta infornata, invece di usare il pecorino, usate la ricotta infornata, che tutto il sugo, diciamo così, lo tenete un paio d'ore in frigorifero, meglio ancora. Perfetto. Piatto estivo, ma io lo mangio anche d'inverno. Buonissimo. Ma pasta sfatta in questo caso. Diciamo le tutte, sale giusto, pecorino, manca il uguale. Siciliano con la polvere, e poi io preferisco gli spaghetti. Questo è il piatto dove ti deve schizzare tutto il pomodoro addosso. Giro, cioè il cucchiaio, hai capito? C'è la desopra che è più secco, c'è la desopra io. Qui nelle Marche non va. Non lo conoscono proprio. Le strade poi erano i carnaioli, i toscani, i umbri, la carne. Sono provare la tradizione. Ah, ma no, beh, difficilissimo. È stato difficile, ma certo, se vai dalle isole, mangiano il pesce. Come ci metti? Non posso dire. In Sardegna, però, sono più pastori che questo lavoro. Ma quindi, scusa, quanti anni siete vegani? Tu? Confronta la pasta di tre anni. Ha detto insieme, più o meno sì. Più o meno il periodo quello, tranne me, e oggi il carnivoro come lo vedete? Come patetico? No, comunque fa parte dell'abitudine di vita, quindi. No, perché alla fine, cioè, la mia scelta comunque l'ho fatta personale, cioè per me. Alla fine ognuno fa il suo percorso, ognuno fa le sue scelte, per carità. Sono io che la devo giudicare, che io vado bene e gli altri vanno male. C'è sempre così l'abito. Ma siediti lì. Avete notato dei cambiamenti in questi due anni? Sì. Diciamo di anche nello star bene, nella salute. Assolutamente sì, Cioè le prese immunitarie. Io prima ero un po' più anemica, non proprio a livelli eclatanti, ma per quindi avresti dovuto integrare con qualche. Sì, da quando sono vegetariano e vegano. Ti fa sono sangue lo tipo il Costanzo, no? Una stitichezza. Che uno direbbe vabbè, lì vabbè la fibra. Anche a livello del ciclo mestruale, no? Noi abbiamo avuto dei miglioramenti, anche come proprio a livello di dolore, no? Sapete che le donne comunque, molte donne stanno male, e da quando siamo vegane non abbiamo allora, più a livello salutare, no, proprio e poi vai a prendere un raffreddore. La differenza, giusto per in modo che lo sappiamo tutti, tra vegetariano e vegano, qual è? Che il vegano non mangia proprio derivati. Cioè, quindi, a parte la carne, proprio i derivati, quindi uova, il vegetariano latte. Mangia il latte, le uova, sì. E i formaggi, i derivati, la ricotta, dai, tutte le robe che vengono dagli animali. Hai detto che non lo dicevi e devi dire. Ma vai, via, non sto già da tanto, è una cosa naturale. Più tua. Può essere considerata una prova scientifica, però è un attestato sul duro, no? Sì, quando lo testi sulla tua pelle, facciamolo. La vedi proprio l'ultima volta. Comunque sono quei discorsi. Sei ancora più convinto della strada che hai intrapreso. Quando vedi questi miglioramenti, anche se sono piccoli, no? Beh. Saranno sempre quei discorsi del muro contro muro. Un po' come il dibattito visto ultimamente al Santorio, marijuana sì, marijuana no. Ovviamente chi fuma la marijuana dirà che la marijuana non fa male, o che è meno peggio di questa, chi non la fuma è un porcellino, eccetera, come ce la dirà, marijuana di qua, di là, e poi magari si mette in vena 4 litri di vino.
che il lago parliamoci chiaro che una vita veramente sana, cioè ti dovrebbe fare una bella serata con degli amici, cioè fare ritrovare te stesso, tutte quelle belle parole, senza bisogno di comunque della marijuana o di 6 litri di vino. È chiaro che invece a tutti quanti il bicchiere in più in una serata tra amici fa bene, perché ti mette 4 risate in più, perché siamo così. Ma che l'abuso è sempre sbagliato. No, però in teoria dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, tu dovresti vivere bene senza bisogno neanche della marijuana. Di già c'è una persona, una visione igienista della cosa. Non viene usata per scopo religioso, viene usata per andare fuori di testa e comunque. Però in America viene usata come medicina, vabbè, io ho visto un documentario in America che la fanno crescere se non fumo la marijuana, certo. Tanto reduci di guerra. Dobbiamo dire anche che con la marijuana non è morto mai nessuno. Reduci di guerra, i morti che fa l'alcol e i morti che fa la marijuana, che ha fatto nessuno. Poi 20.000 morti l'anno l'alcol. Però dico, ci sono dei reduci di guerra dell'Afghanistan, no? Che fumano marijuana, però che hanno avuto danni liberalizzare, figurati. Però è anche vero, cazzo, che se ti fai 4 cannoni, poi ti vai, ci metti a guida della macchina, sei sballato forte. Ma capito, normale, la vita in quel momento sei irrazionale, ci che la madre fa la marijuana, poi va a lavorare. Sì, però magari tu con le sigarette sei scoppato, solo all'inizio, quando tu sei fumato, non girava la testa con la sigaretta. Non è uguale, però alla fine... La sigaretta ti porta al cimitero, mi toglie l'ossigeno, che è peggio ancora. Anche perché la marijuana non è che ti fumi i 40 cannoni al giorno solo dove arrivi, però è comunque una roba che ti sballa il cervello. Quindi in teoria tu dovresti vivere, secondo me, una vita sana, dovresti fare a meno anche dello sballamento del cervello, anche se poi. Certo, anche perché poi lo piccolo che fa male, dopo lì la combustione della cosa, la carne, la gente brucia, è quello che fa male. La marijuana di per sé, sì, ma ti sbaglio, questo che faccia male, faccia poco male, però ti sbaglio. Allora il punto, la morale è questa qua, cioè in questa vita sana, no? E la marijuana è comunque una cosa negativa da questo punto di vista. Non sto facendo il discorso di giusto o sbagliato la marijuana, come l'alcol, come... Le medicine, secondo me dipende quanto ne abusi, cioè se normalmente abusi di questa cosa allora ti porta anche delle cose negative, invece se lo fai con coscienza, cioè lo fai ogni tanto, perché comunque ti rilassa, quello che vuoi, non penso che hai dei problemi a livello di testa. Beh, sicuramente l'uso terapeutico della marijuana, sì, ne hanno parlato, è un altro discorso, cioè il rilassamento, l'essere, però sai, siamo al discorso del vino. Sì, è uno, c'è nel senso che se la televisione è una malattia, non muove le mani, quella è da pazzi, è da pazzi proibire, cioè non dai. Non dargli a quella gente, c'è in quei casi lì. Però dopo lo stanno facendo. Cioè, no, se venivi davanti a queste evidenze qua. Ma dopo lì c'è la farmaceutica che sta qua sopra. Ci sono altri poteri. Io lo so, cioè, allora il discorso è questo, marijuana sì, marijuana no, allora se devi proibire la marijuana, proibisci l'alcol, proibisci le sigarette, proibisci tutto quello che in qualche maniera ti fa male, proibisci i medicinali con le schifezze che ci mettono dentro, proibisci l'alcol, sono in Italia, c'è un altro paese, esatto, proibisci tutto. C'è la dipendenza da anche medicina, ma in testa pasticca, o quello pasticca. Cioè questo sicuramente è... Semmai il problema è molto più grave, perché fumi la sigaretta, perché ti fai la canna,
cioè, perché bevi il vino? Ma non sto parlando degli usi normali, per quale motivo? Cosa ti manca? E quello è il vero problema. C'è qualcos'altro, ci sono altri problemi. Io ho iniziato a fumare perché c'erano le ragazzine, ti chiedevano la sigaretta, dico la verità. Io l'altro scemo di tutto, perché sono sempre l'amico di tutti, no? Puntualmente ci cazzo, noi ci compriamo le sigarette, ce le mettiamo in tasca, quando ci chiede una sigaretta per non fare figura di merda, gliela diamo. Questo primo giorno. Ovviamente il secondo giorno c'è il pacchetto di sigarette e noi compriamo le sigarette per dargli alla ragazzina che ti chiede la sigma che va a fa il culo. Io compro le sigarette e me le fumo. Cioè, capito? No, speriamo, no? È il solito discorso. Allora, poi sono calmo, poi davvero diventa un uso anche terapeutico, una schiavitù, falso, perché, tutto quello che vuoi. Io quando sono la testa dice che io quando sono nevrotico devo assolutamente fumare una sigaretta, non che me la mi aumenta. Loro vogliono persone che riescono, cioè un po' come bere caffè, cose, capito? Che non facciano caffè, anche le droghe, dai problema alla macchina, dai mal di forma di droga. Qualcosa del genere, diciamo, secondo dello stato d'animo. Sì, però un po' di manualità e basta. Ma anche a Ciro, quelli che magari sono stressati, fanno mangiare. Tutte forme, quello di testa, sforza. Quello di... No, non ti falla, però... Che la loro non c'è. Non c'è, se lo zero. Direi, possiamo andare avanti? Sì, possiamo andare avanti. Facciamo, portiamo il secondo Ludo. C'è anche il mister. Personalmente, c'è il piatto, guarda, io voglio non farlo. Io vorrei che mi mangio così. No, no, è di sotto. No, tuo di più sì. Quindi a me piacciono per esempio moltissimi legumi. Tutti i modi possibili, passati, non passati, quella, minestrone, cioè alla fine siamo tutti anche vegetariani, cioè vegani no, è la parola, però c'è cioè una cosa fatta bene, cucinata bene e buona per tutti, questa è la morale, insomma. Io devo entrare un po' le cose, non c'è bisogno di fissare, c'è solo lavorare dopo. Ora, una foratrice, però sì, se ogni tanto ti mangi la tuo petto di pollo o cosa, si vede il loro di là, truciolare da 18, non si vede loro di qua, ecco perché sbucano, no, non mi prende di là. Ma ci sono due casi, come tre, ecco. Dai, dai, vieni che sei. Tanto mi prendo di là, tanto lo guardo. Questi cavalletti cinesi qua. Ma benissimo. No, no, dopo... Cioè quelle proprio da dalla casa, non durano anche 3-4 ore, senza che però poi vabbè, sì, poi vabbè, sì, sì, è quello lì che si può andare, dove fare i gregliati. Lo spruzzo che è il nonno, il classico giorno, il leone, la marijuana, che dice sempre le stesse cose, che però fa sempre ridere proprio perché dice le stesse cose, no? Perché mi ricordo il mio nonno, era fortissimo, la torre, il bocco che parla, questo, quello, quell'altro, no? Sì, uguale, tutto uguale, stesse risate. La mia nonna gli veniva la minestra e gli diceva non bere sopra la minestra, chi chiede di ora, vabbè, allora si storia che sta dentro. Così, cioè, sempre, insieme, morire. Ecco, questa qui, aspetta. Ah, oggi ragazzi, qui siamo nelle Marche, ma in realtà non stiamo mangiando marchigiane, stiamo mangiando all'italiana. Allora, questa qui è la farinata, la farina di ceci, torta di ceci, a seconda di dove vai. È un prodotto che è particolarmente usato in Toscana e in Liguria. Si può anche mangiare dentro la focaccia. Ma cosa è fatta?
farina di ceci. Poi? E basta. Olio. Tutto, tutto voglio sapere. Ci vuole. Oppure carico l'impianto. Mentre in Sicilia si chiama panella, no? Pane panella con la stessa farina, però è fritta. In questo caso invece va fatta in forno. No, in Sicilia sì. Fatta nel forno. Sì, ma pane e panelle. Come si può presentare questa? Prendi la farina di c'è la farina che vende una cosa, ci metti, ma lei la conosce? Buonissimo, non me l'hai mai fatta. Qui c'è, qui purtroppo c'è il solito discorso. Comunque è un gioco che quella davvero buona. Dov'è il mio piatto, Bella? Sì, sì, mi sa che ogni tanto la sento il piatto. Però non è cuoca, non la sento. Stiamo mangiando la Sicilia vegana. Oh, prima via di me, stiamo mangiando la scuola. Queste qua, è obbligatorio. Quest'anno, l'anno scorso, le farine. Un giorno a settimana, la differenza è con una pizza in casa, il forno casalingo e dopo viene a casa e fai il tu immaginate 10 volte e vedrai che è quello con una focaccia genovese, non so se l'avete mai assaggiata in vita vostra. No, vabbè, adesso questo con due fritte mi dispiace, fritto una volta ogni tanto, cioè quella focaccia che viene qua proprio non c'è scatto. È tutto un altro mondo, si apre, si infila dentro e si accoppia, si mangia proprio come se fosse un panino, cioè, capito? Ma è bello, non penso, per amalgamare come fai tu? Dopo che se lo volete, ma qui anche un altro, va che basta, basta. Comunque, come vi sembra, ragazzi, questa? Vuoi presentare questa? A Massa Carrara la chiamano la calda calda, questa cos'è? Spaghetti. Guarda, è bravissima a cucinare. Un applauso alle porte. Grazie, scusate la mia pazienza. Allora, questi sono spaghetti. Te fai dillo tutto. Spaghetti di zucchine col pesto di rucola e noci. E poi abbiamo anche i semi. Semi di Ludo, che semi sono? Girasole. Già la parola pesto mi ricorda il pesto della genovese, ragazzi. Odore, vi dico. Va, spostrato però. Ma questo è sicuramente particolare. Sì, non è che. Molto particolare. Perché questo io la assaggio poco. Questo è un tipico piatto da crudisti, perché ci sono anche i crudisti, No, no, è un po' più difficile. Vero. Livello estremo. Che gente complicata. A me non mi piace. Un assaggio piccolo adesso mi sa che non mi piace. Qualcosa che non mi piace ci dovrà essere. No, non mi piace. Chi li vuole? Io voglio assaggiare. Iniziamo da quello che... Aspreggia di più. Allora questa questo no, eh? No. Volete il pane? Uno vuole il pane? No, allora io. Visto che ti piace. Tiriamo le lance per favore, la ruta non ha molto male. Calda, calda. Ma è il testo di Sant'Angelo? Però ti è uscita abbastanza bene. Di San Marino. Ti è uscita abbastanza bene. Guarda, qua. No, è buono. Diciamo che il lavoro, Lorenzo comunque rimane qui. No, tu hai sbagliato la casa. No, è impossibile. Ma per fortuna c'è. Ma chi è stato? Ma tu hai sbagliato. Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Da qui non l'ho toccato. Assaggia di qua e dimmi se non è salata. Che cazzo? Non l'ho toccato. Questa è salata? A me ce la provo qua. Ma niente, assaggia. Poi la sera... Quando è inverno, specialmente. Devo capire, sono pazzo io. Cioè, è saporito. Il problema è che non diciamo che è saporito. È già qualcosa. Poi alla fine io di sale lo faccio che posso. Voi l'avete assaggiato, ma è una focaccia genovese. Non c'è spazio. Ma no, cazzo, no, no, no,
dove cazzo abitare. Tu hai visto che posso qui tranquillizzare? Mi diceva prima. Sì, è un San Marinero, San Giulino. Sì. Ah, Dio, beh, è impastardito. Ormai sono segnali anni che sono medievali. Conosco più zone io di lei quasi. Ho fatto 5. Ah, sì, scusa. Guardo sempre più, non so. Come qua? Un pochino, sì. Quindi questa che cos'è, ricapitolando? Con la ricetta. Con la ricetta. Perché? La ripetibilità mi serve. Avete le zucchine, i semi, le noci? Le noci sì, nel pesto, sono i semi invece... Semi di... girasole? Ah. E gli altri? Cucina mi piace un casino. Zucchine, zucca. Semi di zucca e semi di girasole. Ah, ecco, semi di zucca. Perché voglio ricordare una cosa, che per i vegetariani o vegani è molto importante mangiare i semi, perché hanno tantissimi sali minerali e vitamine. Poi si mangia. Ma il ferro dove si reintegra? Il ferro lo troviamo nei legumi. Nei legumi e anche molto nelle foglie verdi. Sì, nelle verdure a foglie verde. Cioè, ragazzi, guardate che preparazione. Sofì, insomma. Cioè, sono molto informati. Noi siamo preparati perché la gente continuamente ci fa queste domande. Rompere le palle dalla mattina. È bello che per vuol dire che uno è curioso, vuole sapere, magari può cambiare idea, quindi ci sta. No, davvero. È una pecca. Ma uno che è vegano, nella vita, è anche diverso. La Ludovica è, oddio, è la Susi. Rispetto alle sue amiche carnivore, nella vita siete diverse? Secondo me noi siamo più felici, sì. Con una coscienza un po' più pulita. Chi vuole ancora di questo? No, diverse no. Cioè, sicuramente siamo cambiati, abbiamo cambiato tutti, dopo non so se nel carattere, se quello che ha influito. Allora, che musica ascoltate? Tu è? Ti ascolto. Reggae, punk rock. Ok, quindi non sei disco. No. Sei, diciamo, rockettara e tutte le varie sfumature. Yeah. Tu? Come non ascoltavo? Che musica ascolti? A me piace molto il rock anni 80-90. E sono due. Poi musica reggae, io amo la musica. Conosci reggae. Una vegana da discoteca? Oddio, no. Io sinceramente non conosco molti vegani. Volete vedere che adesso i vegani da discoteca non ci sono? No, ma è una correlazione, c'è. No. Sei più fricchettone, dai. Chi è te? No. Quindi lui dice che sono fricchettoni, noi per fortuna la nostra discoteca non ne mettiamo quasi niente. Quindi vegani da disco, chiamate questa sera. Quindi attenzione, una volta negli anni 80, che c'erano quelli che arrivavano esattamente negli anni 70, i classici figli dei fiori, questa divisione c'era e non era un caso. C'era il mondo disco e il mondo rock, disco, no? Rock sì. O disco? Punk. Poi punk, ma il punk può essere identificato anche in altre razze, ci sono diverse sfumature, però diciamo chi era rock poteva anche essere reggae, poteva anche essere ma non poteva essere disco. Il jazz già era diverso, però era sempre comunque più dalla parte rock che dalla parte disco. Poi l'evoluzione della musica suonata negli anni 70 oggi si è rivalutata. Oggi gente che magari suona jazz li puoi trovare anche a fare disco e viene considerata una cosa di qualità, mentre prima la disco era la disco di oggi, né più né meno, quindi due blocchi. Chi era rock era anche Cannaro. Certo. Cannaro. Sì. No, forse più alcolista che Cannaro. No, vabbè. No, ma il mondo rock, quello reggae, erano divisi in due, era più facile allora. O eri disco. Ecco, quindi potevi essere un po' fichetto da pasticca, ok? E no, adesso è diventata da pasticca perché la disco si è accelerata. Non è un caso che i giri sono aumentati. Prima era ta, non era, cioè tu non uscivi incoglionito dalla discoteca. La droga in tutti gli ambienti è arrivata adesso. Prima la droga era, bisogna dirlo, più nell'ambiente rock. È vero. Rock, reggae, cioè, capito? Ah, ok. Ed era persino diviso quasi politicamente. Uno da disco era difficile.
difficile che era comunista o figlio dei fiori, quindi c'era proprio una classe precisa, comunista, e quindi figlio dei fiori eccetera, drogato, marijuana eccetera, rocchettaro, potevi anche essere jazz, lì entravi però nel comunista quello intellettuale, era un po' diverso, hai capito? Oggi una figura del genere, immagino quello da computer, pianini rotondi, cioè, John Lennon come faccia, però tutto sommato non è cambiato molto, no, è cambiata la droga è entrata anche nel mondo disco. Anzi, forse addirittura è più pericolosa, perché nel mondo... Negli anni 70 chi è che pippava i rocchettari? Sì, sempre loro, sempre loro. Ma cocaina era diffusa poco, c'era l'eroina. Più erano sempre i figli dei fiori. 70-80 tranne una razza sola, che erano tipo i punk nazisti. C'era questa so che ancora oggi... Il punk nazista era rasato a zero. Fine. Come te, cioè, soltanto che era colorato. Io sono un terrone. Adesso è diventato un modo pulito, però prima era un po'. Tu potevi essere un punk, ti davi un po' di colore giallo in testa. Ma no, è vero! Ma li ricordo. Però ecco, c'era l'unica razza che la potevi collocare politicamente nella destra estrema. Ma invece, era molto più drogata, c'è cioè l'acido, la ceringa direttamente. Cioè. Invece il comunista cominciava il capello così, leccato dalla parte sinistra. Aveva la barba, sicuro. Non so. Il comunista no, come si vestiva? Cosa faceva? Non so. Con i mocassini. Signori, non me ne vogliate, io quando ero piccolino ero fascista, quindi non lo so. Stavano pure sui coglioni comunisti. Poi c'aveva il fratello. Nell'evoluzione però. Ecco, perché io, ma lui era proprio anarchico, Guccini, cioè, questa era una cosa carinissima. Il comunista aveva il cappotto lungo, l'eschimo, invernale, elegantissimo, ma sotto era stracciato. Allora, il comunista, le ragazze si vestivano tutte da indiani. Da indiani. Però... sono vestiti gli indiani? I cosi di scamosciati, di pelle, ancora oggi si usano, le borsette quelle di camo, tipo camo, sai quelle cose, lei aiutami. Ah, tipo quelli di Stemosa. Alla Barbara, fatta. Quei giubbotti così. Sì, con le frange. Che noi chiamavamo da indiani. Mettevano le fasce qua. Vabbè, comunque il comunista. Il comunista veramente il maschio, me lo ricordo in diversi modi. Cioè, aveva le Timberland, no, il pantalone. Avevano i mocassini. Beh, i mocassini. No, il comunista voleva essere elegante, il comunista. Cioè, fuori si voleva. No, il giacchetto. No, già, sì. No, cosa? No. Comunista? Allora, con la borsetta, quello elegante, un barbone. Magari gli anni. Beh, la cosa simpatica è questa: anche lì, come iniziare a fumare. Tu, quando sei ragazzino, in politica non sai un cazzo, cresci solo per gli amici che hai. Vabbè, dipende in che amici. Sì. Io sono capitato nell'amicizia che erano proprio tutto MSI, fiamma di qua, fiamma di là. Quindi, vabbè, io sono cresciuto con loro. Vabbè, c'è Guevara, sì, era. Quella era Rossi. E ovviamente vedi il tuo nemico, hai capito? Gli altri diventano nemici. Anche per un fatto che a Milano era una a 10. Un fascista, 10 comunisti, quindi eri tu già perdente, quindi per forza attaccavi, capito? E la cosa carina in casa mia era questo, che mio fratello invece era già mezzo vegetariano, il tè, cultura del tè, come adesso, non è cambiata molto la cultura del tè, tutti i tipi, eccetera, Guccini, Emerson, Lake Palmer, Pink Floyd, ma anche qualcosa di, cioè, suonato proprio, la musica non era male, ma neanche la mia era male, perché voi non lo sapete, ma c'erano dei gruppi, mentre c'era già De André, dall'altra parte noi avevamo uno, come si chiamava, Michele Di Fio, stessa voce, addirittura oggi questo fa le cover di De André.
Stessa voce proprio, hai capito? Solo che le parole erano un po' diverse, tipo se tu credi in un mondo diverso domani non alzare le rosse bandiere, cioè, roba del genere. E allora succedeva questo, che mentre mio fratello sparava cucine a tutto andare, io sparavo tutti questi cantanti che ce n'erano un sacco a tutto andare, perché ognuno cantava delle sofferenze vere, chi era finito ammazzato, chi in galera, perché poi nelle lotte non c'è mai nessuno che ha ragione, tutti perdenti. A me mi piacevano le sue canzoni e a lui piacevano le mie. Alla fine il controsenso, politica a parte, che io sentivo le sue e lui cucina ancora di tante. Però c'era già una cultura molto forte, simile a quella che potrebbe essere, anzi la loro era più intensa, cioè il vegetariano, vita con la natura, droga, c'era sempre. C'era sempre e la ricerca del contatto con tutto. Sì, sì, la musica, due mondi comunque diversi. Oggi è un po' diverso. Mentre chi andava in discoteca, dai, io andavo in discoteca, era più quello normale, cercava la fichetta, le ragazzine tutte super verniciate. Signori, abbiamo quasi finito. Siamo un po' tutti allo sbaglio. Allora facciamo un attimo il punto della situazione, poi finalmente possiamo chiudere e cominciare a mangiare carne, ragazzi. Stiamo scherzando. Ecco, cari amici, speriamo di non avervi annoiato. Noi ci siamo anche dimenticati della telecamera. Ditemi la verità. Cioè, vi ha dato fastidio? No, non ci ha dato fastidio. Esatto, gliel'avevo detto che ci saremmo anche dimenticati. Ecco, ce la fai ancora con la faccia? Ecco, perfetto, vedi? Sembra un camaleone. Per una volta, oltre che la mia brutta faccia, è quella che la vicina di casa, Luigi, avete visto anche un po' di gente normale e di tutte le razze. Quindi diamo un giudizio, aspetta che riallargo e poi ci salutiamo, cari amici. Un giudizio generale. Alzi la mano chi ha mangiato bene stasera. E allora è andata anche bene, noi. Anche noi. Potreste anche essere vegani. Grazie e alla prossima. Ciao a tutti. Andate, stavo l'ultima dell'ultimo. Il bambino. Eccolo. Il bagaglio, imparato anche il milanese, fio. Eccolo qua. Vicino. Giro. Ecco, lo metto dopo. Lo metto lì. Ecco fa. Un ultimo applauso alle tue. Ciao.